Noi, i pianeti, le stelle, le galassie, siamo fatti di una materia che costituisce solo una piccola parte di ciò che esiste nell'universo. Rappresentiamo solo il 4% del tutto. Circa un quarto del cosmo, il 26%, è di materia invisibile che non sappiamo di cosa sia fatta e che chiamiamo materia oscura. La parte rimanente dell'universo è costituita da una componente altrettanto misteriosa chiamata energia oscura. La materia oscura non interagisce, se non debolmente, con la materia normale, però fa sentire i suoi effetti con la gravità. Per questo è stato possibile intuire già nel secolo scorso la sua esistenza. Osservando le galassie, per esempio, vediamo qualcosa di sorprendente. Per la legge di Keplero, le stelle più esterne dovrebbero ruotare più lentamente di quelle interne. Invece, si è visto che vanno incredibilmente alla stessa velocità di quelle più vicine al centro. La causa di questo fenomeno è una forza di gravità esercitata da qualcosa di invisibile. Questa cosa invisibile è la materia oscura, una sorta di nuvola, un alone molto più grande delle galassie stesse. C'è un altro modo per individuare la presenza di materia oscura. Immaginiamo un occhio che riceve la luce proveniente da una galassia. E immaginiamo che tra l'occhio e la galassia ci sia una massa di materia oscura. La luce ci arriverà deviata. Così. 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 Poiché siamo in uno spazio a tre dimensioni, le immagini formano un disco, un anello. È quello che si chiama l'anello di Einstein, la lente gravitazionale, un'altra spia dell'esistenza di materia oscura. Per fare un esperimento di come vedremmo una galassia in una lente gravitazionale provocata da materia oscura, possiamo prendere la base di un calice, mettere al centro del punto di osservazione una galassia, ed ecco come appare il nostro anello perfetto. Oppure, spostando il centro della lente, vediamo questi. Cioè, come vedremo la galassia nel caso in cui non fossimo allineati. Gli scienziati stanno dando la caccia alla materia oscura, per esempio con strumenti inseriti nel silenzio cosmico di laboratori sotterranei, oppure con attività sperimentali nello spazio sulle stazioni orbitanti. Prima o poi capiremo di cosa è fatta.